Benvenuti al consueto appuntamento con Viaggi nel Verde, il programma che ci racconta le più belle manifestazioni della nostra regione, dove conosceremo insieme i sapori, i prodotti e le tradizioni di questa terra. Un viaggio continuo nella regione più verde d'Italia. Pozzolatico, una piccola frazione nel comune di Impruneta, ha ospitato anche quest'anno la sagra della bistecca e del fungo porcino. Un'occasione imperdibile per gustare queste strepitose pietanze accompagnate da un buon bicchiere di vino. Musica, intrattenimento e molto altro vi faranno trascorrere una piacevole serata tutti insieme. E questo weekend, nella stessa location, troverete la Festa dell'Unità. Roberto Sodi, presidente del Circolo AC Pozzolatico. Questa sera gran festa. Sì, sono tre sere che facciamo la sagra della bistecca con degli ottimi risultati, veramente ottimi, di presenza di tutto, insomma, una bella festa, sì, grazie. I prodotti sono veramente ottimi, noi abbiamo avuto modo di provarli e siamo stati veramente bene, ottimo modo di cucinare la carne, accompagnarla con il fungo. Ma la carne sicuramente è il nostro piatto forte perché lo dimostra tutte le persone che vengono, sicché per venire se il segno si trovano molto bene. La carne è molto valida, accompagnata da buoni funghi e da del buon vino anche. E ricordiamo che in questa stessa location, questo weekend, ci sarà anche la Festa dell'Unità. Come da tradizione, noi sono circa 40 anni e facciamo la Festa dell'Unità l'ultima settimana di luglio, dal lunedì prossimo fino al 27. Ci sarà attrazioni e tutto, oramai è una festa talmente radicata nel territorio che è una bella festa. E quindi invitiamo a tutti coloro che si sono persi questo weekend o anche a tutti coloro che sono venuti anche questo weekend di ritornare in occasione della Festa dell'Unità. Senz'altro, noi si aspettano numerosi, come sempre. Il locale è bello, l'aria è buona, pertanto è caldo, sicché noi vi si aspettano numerosi, tutti. Bene? Gioele Risaliti, vice sindaco del comune di Impruneta, questa sera si trova qua a Pozzolatico in occasione della sagra della bistecca e del fungo porcino. Sì, un'altra importante occasione che il nostro territorio offre, oltre alle varie sagre e manifestazioni che durante l'anno si susseguono, a partire dai Rioni con settembre, la fiera di San Luca d'ottobre, poi è sempre i Rioni nel periodo primaverile, maggio e giugno fanno altre iniziative e adesso anche noi come comune abbiamo cercato di rilanciare un po' l'estate in Prunetina, sia nel capoluogo sia nella frazione principale che è Tavarnuzze. Ogni anno queste feste e sagre permettono di mettere in risalto i prodotti che questo territorio offre. Sì, infatti abbiamo in tutte le occasioni cercato di abbinare sia le nostre aziende agricole ai prodotti del cotto, che ovviamente sono il nostro brand principale, uniti alla cultura e alle associazioni che popolano questo territorio. Siamo a circa 80 associazioni ricreative e culturali. Esatto, infatti è anche un'occasione per tutti per incontrarsi e conoscere meglio tutti i vari paesi che formano il vostro comune. Quindi invitiamo tutti a venire a scoprire durante tutta l'estate e non solo le diverse feste che vengono fatte. A questo punto vi diamo appuntamento alle prossime settimane in Piazza Buondelmonti, a Tavarnuzze nel centro, qua a Pozzolatico continua la festa. E poi ci vediamo a settembre per la Festa dell'Uva. Thank you.
della bistecca e del fungo porcino, e questa sera abbiamo come intrattenimento Sheila e Gioele. Buonasera agli amici di Teleregione, sono molto contenta di essere qui stasera, reduce della serata di ieri sera che è stata, devo dire, fantastica, ci sono state tantissime persone, poi cosa c'è di meglio che trascorrere una serata all'insegna dell'allegria, della buona musica e soprattutto della buona cucina, che bisogna dirlo, qui veramente si mangia da Dio. Dunque noi siamo questa settimana alla Sagra della Bistecca del Porcino qui a Pozzolatico in Pruneta, ieri abbiamo fatto la serata con la musica di Sheila e Gioele, www.sheilalive.it. Vi ricordo che sabato 26 luglio e domenica 27 luglio saremo sempre qui con la nostra musica, musica italiana dagli anni 60 ad oggi. Faremo tanti balli di gruppo e disco music per far divertire tutte le persone qui presenti. Io vi aspetto numerosi, grazie. Il 18 luglio alla pista ai castagni di Monte Rotondo Marittimo ha preso il via la sagra del maiale e della pecora. Specialità tipiche della Maremma, cucinate sapientemente dai volontari, verranno servite fino al 27 luglio. Musica, balli, spettacoli e giochi allieteranno tutte le vostre serate. Non perdete tempo, questo weekend tutti a Monte Rotondo Marittimo in occasione della sagra del maiale e della pecora. Con Elena, uno dei consiglieri dell'Unione Sportiva, e ci troviamo a Monte Rotondo Marittimo in occasione della Sagra del Maiale e della Pecora. Sì, salve a tutti, come ha già detto la ragazza sono un consigliere dell'Unione Sportiva di Monte Rotondo. Questa è una sagra che praticamente è nata per scommessa, cioè noi facevamo prima la sagra rosso-verde, che sono i colori della nostra squadra di calcio. E in seguito abbiamo deciso una sera appunto di modificare la sagra in toto, perché avevamo l'idea di sfruttare dei prodotti un pochino più particolari, e ci è venuta l'idea appunto di utilizzare la carne di pecora, che è una cosa un po' particolare, nel senso che in giro non viene cucinata, presumo, quasi da nessuna parte, per cui per incentivare un po' anche la quantità dell'acquirente, diciamo, abbiamo deciso di fare questa cosa. Ci abbiamo unito anche il maiale, perché fare solo pecora sarebbe stata una cosa un po' troppo, fra virgolette, di elite. Mi sembra un 4 anni che siamo partiti con questa cosa, e che ha funzionato già dal primo anno abbastanza bene. Ci sono degli estimatori, diciamo, nella provincia, ma forse anche fuori, proprio della carne di pecora, che ritornano tutti gli anni, anche 2-3 volte durante la sagra, e questo ci fa molto piacere. La sagra si svolge su un circuito di circa 10 giorni, perché noi abbiamo iniziato il venerdì passato, quindi facciamo questo fine settimana, facciamo una festa per noi che lavoriamo il lunedì, perché sarebbe veramente pesante, ripartiamo il martedì fino alla domenica successiva, per cui è veramente un tour de force non indifferente, utilizzando la forza lavoro solo volontariato.
la pecora viene cucinata in vari modi, partendo dal sugo con il quale vengono condite le paste, lo gnocchetto sardo, che è uno delle paste più classiche, diciamo, che viene utilizzato proprio per questo sugo. Vabbè, sugo poi di maiale, il classico ragù. Quest'anno ci siamo buttati anche in un primo un po' particolare, che è la fregola, che è un primo piatto tipicamente sardo, utilizzato a volte con il pesce. Noi utilizziamo il sugo di maiale, logicamente, perché fa parte della nostra sagra. La pecora poi viene, vabbè, il classico arrosticino. La pecora bollita, che viene servita con tutta una serie di verdure, un piatto piuttosto consistente dove c'è parte di pecora e parte appunto di verdure lesse. Ci abbiamo lo spezzatino di pecora e vabbè tutto quello che viene fatto con il maiale, quindi tutta la carne di maiale sulla brace, spezzatino di maiale fatto nel forno a legna, rigorosamente utilizziamo solo il forno a legna. E vabbè, un po' di dolci che vengono fatti quasi esclusivamente con ricotta, per cui che ti posso pensare la crostata di ricotta oppure ricotta e cioccolato, comunque sempre sul filo appunto della pecora. E facciamo anche una cosa un po' particolare, utilizzando dei formaggi esclusivamente pecorini che ci vengono forniti da un caseificio, che è il caseificio Paterno, che è di Monterotondo, per cui anche questa è una cosa a chilometro zero. Cerchiamo sempre di utilizzare nei limiti del possibile prodotti della zona, e quindi facciamo anche dei piatti misti con tutta una serie di formaggi pecorini, appunto, che come ho già detto vengono da questo caseificio. E ricordiamo a tutti coloro che verranno a trovarci che la festa non si svolge nel centro storico del paese, ma bensì in un'altra location. Sì, esatto. Monterotondo Marittimo ha a disposizione questa zona, diciamo, particolarmente bucolica, perché è immersa in un... si chiama pista di castagni, ma purtroppo di castagni ce n'è rimasto solo uno. Quindi sono tantissimi pini, comunque all'ombra, ed è praticamente all'ingresso del paese, tavoli all'aperto, una cucina perfettamente a norma dove si può lavorare abbastanza bene, e vicinissimo, appunto, ho detto, all'ingresso comunque del paese, sì. E allora invitiamo tutti a venire a Monterotondo Marittimo in occasione della sagra per gustare i piatti che le cuoche cucinano ogni giorno. Sì, va bene, rinnovo l'invito. Mi auguro più che altro che, visto che quest'anno il tempo non è così dalla nostra parte, che si mantenga clemente ancora per una settimana, e quindi magari al mare sia così caldo che la sera la gente ha piacere di venire un po' al fresco, sia per il fresco che per gustare i prodotti tipici.
cosa abbiamo qua quest'oggi? Allora, abbiamo ragù di pecora, ragù di maiale, di manzo, poi tortelli, gnocchetti sardi, penne, eventualmente c'è il tris di primi, gnocchetti con ragù di pecora, le penne con ragù di maiale e tortelli con ragù tradizionale di manzo. Poi abbiamo la pecora in umido, lo spezzatino di maiale e poi abbiamo il maiale cotto nel forno a legna. Pecora lessa e buon appetito a chi ha fame. Ah, vabbè, poi c'è tutta la carne cotta sulla brace, dagli arrosticini, bistec di manzo, di maiale, salsiccia e oltre se viene fatto anche la fiorentina, pezzature da un chilo, un chilo e cento. Allora, io leggendo il menù la cosa che mi ha incuriosito di più è stata la pecora lessa. Come viene preparata? Allora, la pecora lessa, niente, viene preparata con le verdure, patate, sedano, carote, viene messa in acqua calda e viene lessata al tempo di un'ora e mezzo, due ore di bollitura e viene confezionata nel piatto con pecora e tutte le verdure di contorno.